Parte dal decimo municipio un nuovo modello di differenziata porta a porta che riguarderà 230.000 abitanti e 4.000 utenze non domestiche. Tra le novità il sacchetto intelligente con un chip che permetterà di tracciare il conferimento dei rifiuti e identificare gli utenti. Semplificato anche il calendario di raccolta. L'obiettivo è arrivare alla tariffa puntuale, ovvero più si differenzia, meno si paga. Numero di cartelloni dimezzato e più decoro tra le strade di Roma. Arriva il via libera della Giunta Capitolina ai nuovi piani di localizzazione degli impianti pubblicitari. Si tratta di una svolta importante per garantire finalmente decoro e regole certe e trasparenti. Sarà inoltre creata una nuova banca dati e una carta d'identità per ogni singolo impianto. Prevista anche una mappatura a livello municipale. È partita la campagna anti-evasione di Atac, quelli che pagano il biglietto, con uno spot realizzato dal noto fumettista e youtuber Sio. Obiettivo sensibilizzare soprattutto i più giovani che pagare il biglietto non è solo un dovere, ma un modo per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato. Da oggi è ancora più semplice navigare online con Digit Roma Wi-Fi. Cittadini e turisti possono registrarsi alla rete Wi-Fi di Roma Capitale anche tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Disponibili 4 ore di connessione gratuita al giorno. In città sono presenti oltre 1000 hotspot.